Ciao ragazze, allora sto provando a fare il video col telefonino perché ho sentito a Nadia, gli ho detto Nadia, ma come si sente la voce? E lei ha detto che con si sente una specie di rumore, cioè si sente meglio col cellulare. E quindi ora tengo, se vedete, tengo la prolunga a terra. Con il caricabatterie, attaccato con il caricabatterie, perché se no ormai mi abbandona, cioè senza caricabatteria dura un minuto, dura mezz'ora, dura un'ora e si spegne. Quando gli fa piacere a lui, si spegne. Allora volevo fare velocemente il video, quindi ho detto ora collego, mi arrangio per un poco di tempo con il filo così, finché Davide non arriva, non mi procura la batteria. Volevo fare il video che sto pure in ritardo in collaborazione con Roberta delle creazioni. Allora, io non ho fatto molte cose perché ho avuto da fare, cioè sto cercando, ho mille cose da fare e quindi tengo proprio poco tempo in questo periodo. Allora, vi faccio vedere e poi fortunatamente Roberta, Graphic Creation, Chicca, avete visto il video che mi aveva regalato quel pacco sorpresa di tutti quei charms di Fimo, e quindi ho fatto, diciamo che le creazioni sono, cioè, sono carine, cioè sono belle perché c'è il Fimo suo. Io ho messo semplicemente una catena o le perle. Allora, questa qua ho fatto così, che questa va con i fiocchetti. Questa va dietro, non si vede nemmeno, perché non avevo più perle, quindi non sapevo come finire, perché così era troppo corta. E poi c'è il charms di Chicca. Questa è la torta e questa è una tazzina di tè. A me piace un sacco la combinazione perla e fimo. Mi piace davvero tanto. Vedo che la luce non c'è. Piano piano, se no faccio guai. Vedo che è buio. Ecco, ho acceso la luce. Allora, ve la faccio rivedere. Allora, è proprio bella questa. Sono venute belle con le perle. Com'è bella, dal vivo è ancora più bella. E quindi, andate a vedere il suo canale perché è bravissima con il Fimo. E quindi, questa è la prima collanina. Poi ho fatto sempre con il Fimo. Sotto con i ciondolini, qua ho messo questi due, la catenella, e poi l'ho fatta più corta e ci sta. Sempre fatto da lei, da Chicca. Questo fiorellino, il cuoricino e la scarpetta. E poi ci ho messo il fiocchettino qua. Questa l'ho fatta con più charm, perché questa arriva, è più corta, arriva più sotto il collo. Poi sempre con il fimo. Sempre con il fimo ho fatto quest'altra qua, ho messo la catenina dorata qua che va dietro, poi ci sta questo fiore, sempre fatto con il fimo che mi aveva mandato, e questo dolcino. Sono belle, a me mi piace un sacco perla e fimo. Poi la stessa cosa, l'ho fatto questa qua con il bronzo, la perla fatta con la perla. Sembra sinape, e ci ho attaccato questo qui, com'è bello questo qui, poi questa fettina di torta e questa margheritina, sono belle. Poi si stanno imbrogliando tutte le collane. Allora, poi quest'altra qua invece è un poco più lunga e ho messo questo cuoricino qua, l'orsacchiotto e questa rosellina, sempre fatto con questo, fatto qua con la catena dietro, e questa è più lunga però. Avete visto com'è brava col fimo? No, io sono negata. Se vi dico che cosa ho fatto dopo che li vado a prendere, mi sono dimenticata, stanno fuori il balcone. Poi qua invece questa catenina e poi ci sta questa crostatina, questa ciambellina e questo qui con il cuoricino e questa sulla catenina ramata. Poi
Questa pure me l'ha mandata sempre Roberta. E ho messo questo Chanel e questa conchiglia su questa catena tipo di seta. Diciamo che io ho fatto tutte queste collane perché comunque già avevo i suoi ciondoli di Fimo. Quindi non c'è voluto proprio niente. Poi questo sempre me l'ha mandati lei. Io adoro del grigio, soprattutto l'inverno. E ci ho messo tutti questi charms sempre sui, questa bambina. È venuto bellino. Poi il grigio l'inverno mi piace un sacco. E poi ho fatto questo qui pure. Allora ci sta la chiave di violino, il cuoricino, la pandorina, la bambina, due pandorine, no, tre pandorine, un cuoricino, un'altra pandorina. E poi ho fatto delle cose io. Quindi questo qui tutto merito di Roberta qua, tutte queste cose belle fimose. Poi ho fatto delle cose semplici. Allora, ho fatto questa catenina e ci ho messo questi due punti luce e poi ci ho attaccato un cameo. Vabbè, molto questa così, sono cose così semplici. E la stessa cosa ho fatto da quest'altro qua. La catena è sempre la stessa, solo che è un po' più lunga. Ho messo un punto luce da qua rosa e un mezzo cristallo rosa e il cameo è più grande del rotondo. E poi ho trovato dei componenti, ho fatto dei braccialetti, ho trovato dei componenti di velluto. Io ve li feci già vedere delle perline di velluto. Invece ora ho trovato, per esempio questo qui è marrone ed è di velluto. Ho trovato i cuori, ho trovato questi cuori e quindi ho fatto tutti questi braccialetti, mezzo cristallo, tutti questi componenti vicino, i distanziatori, tutti questi. E quindi è venuto questo braccialetto così. E questo è marrone con il velluto. Poi ho fatto lo stesso con il nero, con i cuoricini neri e i mezzi cristalli neri e questi i componenti. Poi ci ho messo i cuori e questo. Ecco qua. Tengo paura che non è che l'ho fatti troppo stretti. Questi sono belli, questi cuori di velluto sono troppo belli. Rosa non andrà a ruba proprio questi componenti. E poi questo qui grigio, che è troppo bello questo grigio perla. E l'ho alternato con questi mezzi cristalli bianchi, bianchi che vanno nel grigio, sempre dalle quali. Grigio. Poi ci sta uno verde con questi specie di. Come si chiamano? Non lo so. Questi cosi tutti fatti in velluto sempre. Che sfizio! E ho messo sempre tale e quale. Perché il verde è il mio colore preferito. E poi l'ultimo è il rosso. Guardate queste stelline, tutte fatte di velluto. E poi ci sono questi. Queste perline tutte particolari vicino. Questo è troppo bello. Wow, questo è bellissimo. Mi piace un sacco questo rosso. E queste sono le cose che ho fatto. Ora vi faccio vedere che cosa avevo fatto con una specie di ho fatto delle cose che stavano asciugando. Allora, eccomi qua, sono andata pure al balcone. Allora, ho provato a fare questo, cioè non sono venuti perfetti, però voi mi dovete dire che cos'è. Poi ho fatto questo, poi questo qui. Oddio, veramente, cioè, forse a me sono degli esperimenti così perché volevo vedere che usciva. Questo è un orsacchiotto. Avete capito che cos'è? Sì, le ragazze fimose subito capiscono che cos'è. Questa è una farfalla. Questo
Questa è una farfalla e poi questa è una borsetta. Questa è una borsetta e questo è un altro charmos. Diciamo così, ho detto non tenevo niente da fare, mi sono messa a fare queste cose. E ragazze, questo è tutto. Do un bacio a Chicca, un bacio a Roberta e al prossimo video.